Trevi Media la conferenza stampa di presentazione di Marco Tuse. Una stretta di mano subito. Stretta di mano. Va bene. Cincia? C'è anche Daniele Cinciarini. Sono qui, rubo solo pochi minuti, sono qui per scusarmi pubblicamente per l'episodio che è successo domenica con la terna arbitrale, soprattutto con l'arbitro Sabetta, con cui ho avuto un atteggiamento irrispettoso e una mancanza di rispetto. Ci tenevo a scusarmi sinceramente e pubblicamente e a dire che rimarrà un caso isolato, perché non mi è mai successo prima, in quanto non è nel mio carattere, e tutti quelli che mi conoscono insomma sanno che è così. È stata anche una settimana difficile per me, perché ho avuto problemi alla schiena con tanti antidolorifici, notti insonni e punture. Però volevo essere dalla partita perché sapevo l'importanza, volevo stare vicino ai compagni, tutto questo non mi ha aiutato, sicuramente non è una scusa. Volevo chiudere ripetendo che rimarrà un caso isolato. A mente fredda certi errori si capiscono ancora di più, ci si rende conto ancora di più del grave errore commesso. Tutto qua. Grazie. Passando invece alla presentazione di Marco, mi perdonerà se esulo un attimino dal discorso solito che facciamo dal cappello introduttivo. Siamo una società che è solita avere riguardo, forse anche eccessivo, nei confronti del nostro presidente e dei soci che mettono passione, ma anche un importante sforzo economico ogni anno, e di conseguenza non siamo soliti rendere pubbliche, sia per rispetto nei loro confronti che nel rispetto nei confronti dei giocatori, le cifre a cui firmiamo appunto i giocatori stessi e i nostri collaboratori. Perché che i nostri sponsor investano un budget da 1000 euro o da 10 milioni di euro, la passione non è diversa, e il grazie che deve essere dato da parte nostra, da parte dei tifosi nei loro confronti, rimane uguale. Quindi non è la quantità economica che fa la differenza, ma è la passione e l'attenzione che hanno per questo sport. Questo cappello per dire che sicuramente alcuni giornali non locali, che sono magari a 800 km di distanza, questo riguardo lo sentono meno, ed è anche comprensibile, è una sensibilità nostra individuale e personale. E di conseguenza è una filosofia diversa e un'etica diversa. Lo sentono meno, però sarebbero pregati di riportare le cifre corrette se le conoscono, altrimenti di non scriverle. Le cifre che sono uscite sono profondamente sbagliate. Io reputo che Marco Tuse oggi sia qui non per una questione economica, ma per questione di progetto. Abbiamo avuto la possibilità, grazie all'opzione che avevamo di uscita con Cacchiusis, di offrirgli un contratto per tutta la stagione e la volontà di proseguire questa stagione con lui fino al termine, cosa che in questo momento magari Caserta non era nella condizione di poter fare. Fatto questo breve cappello introduttivo, che esula un po' dalla nostra etica, dal nostro modo di essere e di comportarci e di trasmettere le nostre comunicazioni alla stampa, per quanto riguarda Marco, penso che lo conosciate benissimo, è un giocatore espertissimo nel campionato italiano. Quello che mi ha impressionato, visto che mi ha colpito soprattutto ieri sera, è la volontà e la passione che traspaiono chiaramente dalle sue parole. Quando parla di pallacanestro si illumina, si vede che dietro i 36 anni è un ragazzino che ha voglia davvero di far tanto bene, di lavorare tanto. Anzi, una delle cose che mi hanno detto è di stare attento che non lavori troppo, perché comunque 36 anni è anche lui, anche se abbiamo avuto dei trascorsi assieme, io ho già smesso, lui non ancora, ecco, qualche anno ce l'hai, ma per cui mi raccomando. Sappiamo che è in condizione, abbiamo parlato anche con Pino Sacripanti, che ha speso parole veramente di elogio per lui. Non è l'unico, ha lasciato tanti bei ricordi nelle società in cui è passato. Siamo convinti che potrà far bene anche qui, e siamo convinti anche che sia la chiusura definitiva del nostro cambio di abito, di trasformazione
che successivamente al cambio di allenatore ha portato a dare una fisionomia diversa alla squadra. Se vuoi fare tu due parole introduttive per presentarti, poi dopo... Sì, no, voglio salutare tutti, voglio solo dire che sono molto contento che ho trovato una squadra come Cremona dove posso lavorare bene, soprattutto con coach Attilio Caia. E lo conosco molto bene, già l'anno scorso abbiamo parlato un po' quando io stavo a Iesi, lui stava a Rimini, quando abbiamo giocato incontro abbiamo parlato tantissimo, così sono arrivato qua a dare una mano, un grande sforzo a questa squadra per orientare a fare un bel risultato e niente. Posso ancora dare tantissimo a questo campionato e mi piacerebbe per fare una bella cosa qua a Cremona. Ecco, dal punto di vista della condizione fisica, dicevi è andata bene in Caserta, hanno parlato bene, come ti senti da questo punto di vista? Mi sento molto bene, sono arrivato in forma, diciamo, normale, quello che devo avere durante tutta la stagione. All'inizio sicuramente era un po' difficile, quando sono tornato in Italia era un po' difficile, solo piano piano sono riuscito a arrivare al peso giusto e alla forma giusta per trovare il ritmo giusto, il ritmo della gara, diciamo. Certo. Cosa ti ha chiesto Attilio Caia? Guarda, ancora non abbiamo parlato, non abbiamo tempo a parlare, perché io sono arrivato ieri sera tardi, così questa mattina l'ho visto, siamo salutati e ancora non abbiamo, sicuramente in questi giorni parliamo un po' di più quale ruolo dentro la squadra, cioè, diciamo, cose, quello che deve sapere un giocatore quando arriva nella squadra. Vai. Ti senti più ala o più centro in questo caso? Ultimi anni mi sono abituato a giocare anche come numero 4 e anche come centro fisso, diciamo. Posso giocare tutti e due i ruoli. Soprattutto quando mi manca un 4 sono un po' più pesante di, diciamo, quelli 4 veri che giocano nel nostro campionato, così posso giocare spalle canestro. E se manca un centro sicuramente sono un po' più veloce e anche ho forza per tenere bene in difesa e andare da fuori, diciamo, tirare da fuori, perché c'è anche un buon tiro da fuori, diciamo, da arco 3 punti. Cominciare subito contro Pesaro, contro 2 centri come Cusina e Lideca. Pronto? Sì, sono prontissimo, era la mia prima partita con Caserta quando sono arrivato qua in Italia, era contro Pesaro. Infatti. Quando sono arrivato, avevo già giocato contro Pesaro, così in quel momento non sono stato ancora in forma, diciamo, giusta per dare, diciamo, un gran contributo. Penso che adesso domenica sarà un'altra storia, diciamo, un altro Marco Tuse di quella partita. E soprattutto conosci molto meglio gli avversari. Sì, conosco bene gli avversari, così io do il mio massimo per portare quella vittoria a Cremona. Ecco, nello spogliatoio conosci già qualcuno? Guarda, io... Abbiamo parlato questa mattina che mi hanno detto che ho giocato quasi con metà di questa squadra, nelle altre squadre. Conosco molto bene Marco Milic, abbiamo giocato insieme, diciamo, anni, quando io stavo ancora in Slovenia, all'Olimpia Ljubljana. Conosco anche giovane Armin Masic, conosco anche Cinciarini Daniele, giocato con lui in Avellino,
così anche altri, perché ho giocato contro di loro, diciamo. Così penso che sono bravi ragazzi, che in questo momento per me è una cosa più importante, perché oggi ognuno sa giocare a pallacanestro, diciamo, è importante per una squadra quando stiamo tutti insieme, quando siamo uniti, diciamo, quello è importante, e da quel punto di vista si fanno risultati. Quando si gioca insieme è molto importante per una squadra. Come ha detto Portaluppi, sei l'ultimo tassello per completare la squadra. È un ruolo che ti pesa questo? Ma guarda, io non mi sono mai messo, diciamo, come posso spiegarmi, una cosa, pressione addosso, diciamo, pressione addosso. Io sempre, perché io quando mi metto tutto di me dentro una squadra, diciamo, io gioco per la maglia, per la città, mi metto il mio cuore, testa, tutto, così. Per me è importante che un giocatore dà il suo massimo per la cosa. In quel momento sto qua e gioco per la città, gioco per questa maglia e per tutto. E così sarà anche adesso, e per questo voglio fare bene da oggi, da quando ho iniziato a allenarmi con questa squadra, fino a quando non gioco prima partita e fino alla fine della stagione. Hai parlato con qualcuno dei tuoi ex compagni di Caserta dopo la partita di domenica? Sì, ho parlato con Righetti e ho chiesto, mi ha subito detto che ho mancato domenica partita. Solo che alla fine noi siamo professionisti, loro hanno deciso così, che non avevano disponibilità per tenermi, e anche avevano già sei giocatori stranieri che non ci potevano permettere di fare un altro giocatore dopo. Come ho detto, siamo professionisti e dobbiamo andare dove trovi la squadra. Allora, benvenuto. Grazie. Siamo a posto? Bene, grazie. Tra di media dalla sala stampa per Palarati.